You ass, come here, ass, fuck. Qualche volta è successo, ve ne racconto una molto interessante. Ho frequentato una ragazza con un cane che non era il classico chihuahua da borsetta, era un cane da 35 kg e se lo portava dietro ovunque, anche al ristorante cinese, che dico, quanto poco buonsenso basterebbe per non portare un cane al ristorante cinese. Cioè, qui gli animali si mangiano, per davvero, anche quello. Cioè, metti in conto che io lo possa ordinare e se continua ad abbaiare pago volentieri per ordinarlo. Ma in realtà il momento peggiore con questo cane era quando io entravo a casa sua. Perché i primi 10 minuti lei li trascorreva cercando di placcare questo cane nel tentativo di impedirgli di togliermi la vita. E mi diceva, no, ma non è aggressivo, lui sente che hai paura. Questa cosa la dite voi che avete i cani, lo so che la dite. Lui sente che hai paura. È aggressivo perché tu hai paura? No. Io ho paura perché lui è aggressivo. E soprattutto, se è così intelligente come dici e capisce che ho paura, perché non fa qualcosa per tranquillizzarmi? Allora, io nel tempo ho cercato di farmi amico questo cane, ok? Quindi mi fingevo amante dei cani, quindi sai, tipo, Charlie, bellino. Niente, voleva vedermi morto questo cane. E lei mi diceva, ma perché lui capisce se tu sei davvero un amante degli animali o se stai facendo finta? C'è un psicologo comportamentale questo cane. Poi lo porti fuori per strada e abbaia i neri. Lo fanno tutti i cani questo. Abbaia i neri. E gli ho detto, vienimi a dire che ha riconosciuto che non l'ho visto scaduto. No, è che ha visto un colore diverso e si è confuso. Cioè, scusa, fino a 5 minuti fa era un profiler dell'FBI questo cane. Mo vede un colore. Infatti io i problemi li avevo con la proprietaria, non col cane. Lei, vi racconto un po' di lei. Lei era sovrappeso, molto sovrappeso, molto. Mi diceva, no, il problema non è che mangio. Certo che il problema non è che mangi. Mangio anch'io. E il problema è che mangi molto. Lei era molto golosa. Io sono un ragazzo dolce, non gliel'ho mai detto per paura di essere mangiato. Si è messa a dieta. Ha perso i primi 10 kg. Mi ha detto, ho perso 10 kg, si vede. Come fai a dirle la verità? Era come rimuovere 40 cinesi dalla Cina. Poi, svolta etica grazie a Facebook, è diventata vegana. Ah, svolta anche per la nostra relazione, praticamente. Io ho vissuto con lei gli step per diventare vegana. Prima elimini la carne, poi elimini il latte, poi elimini le uova, dopodiché hai smesso di rovinare la vita degli animali e puoi iniziare con quella delle persone. Mi ha talmente massacrato le palle per come vengono maltrattati gli animali prima di essere uccisi che l'ultimo coniglio l'ho mangiato vivo. Al ristorante, vi giuro, tutto vero, al ristorante mi faceva questa cosa qua. Io mettevo la forchetta nella mia bistecca. E lei mi faceva questo, giuro. Che dicevo, prima di tutto, è maiale. Secondo, lo fai per rompermi i coglioni gratuitamente o per calarti meglio nella parte dell'erbivora? No, per rompermi i coglioni gratuitamente. Però una cosa buona, io l'ho visto così, in diretta, in primo piano, i vegani hanno un merito. Hanno estirpato completamente l'odio verso i testimoni di Geova. Totalmente, non stanno più sulle balle a nessuno. Ora, i vegani da quanto esistono? 7, 8, 10 anni, va. Testimoni di Geova da quanto? 70, 80 anni, non so da quanto ci siano i citofoni, ma da molto. Non stanno più sulle balle a nessuno. Se io fossi testimone di Geova, diventerei vegano per recuperare terreno. Fonderei tipo testimoni di Geoveg. Qualcosa così, ma devono farsela venire in mente. E vi faccio questa domanda, poi ci salutiamo. Secondo voi, chi ha ragione? I carnivori o i vegani? Questa domanda mette sempre ansia. Ve lo dico io, vi dico la mia. Io non sono d'accordo con quello che dici, ma lotterei fino alla morte perché tu possa dirlo. Fino alla tua morte, se pensi di dirlo ancora mentre sto mangiando. Grazie!